Leonardo da Pisa, più noto col soprannome di Fibonacci. Si chiamava Leonardo, ma siccome era figlio di Bonaccio, lo chiamavano Fibonacci. Il problema numero 79 del papiro di Rind chiede: ci sono 7 case, ciascuna con 7 gatti, ciascuno che mangia 7 topi, ciascuno che avrebbe mangiato 7 sacchi di frumento, ciascuno che avrebbe prodotto 7 misure di farina. Domanda: quante misure di farina hanno permesso di risparmiare i 7 gatti? Questo è uno dei più antichi problemi di matematica di cui si abbia notizia. Oggi, a distanza di più di 3.000 anni dalla vergatura di quel papiro, i matematici hanno isolato 7 problemi cruciali da risolvere nel futuro prossimo, chiamati i 7 problemi del millennio. Un miliardario americano di nome Clay ha messo in palio 7 milioni di dollari per la loro soluzione. Uno di essi, la famosa congettura di Poincaré, sollevata dal matematico francese Henri Poincaré un secolo fa, muove da un interrogativo apparentemente semplice. Come si fa a distinguere nello spazio a 4 dimensioni una mela da una ciambella? La risposta è stata recentemente ottenuta dal matematico russo Grigori Perelman, che però disdegna di riscuotere il milione in palio perché la gloria dei matematici sta nella dimostrazione, non nella premiazione. Comunque, la risposta all'antico quesito delle case, dei gatti e dei topi è 16.807.